serie bwin, tutti i colori della passione. Nella 26esima giornata di Serie bwin allo stadio San Francesco di Nocera, la Nocerina ultima in classifica ospita una Bari reduce dalla bella vittoria casalinga nel turno infrasettimanale sulla Padova. Novità per Autieri nella Nocerina con la difesa che passa a 4. 4-3-3 invece per il Bari di Torrente con Forestieri, Caputo e Stojan a completare l'attacco della formazione pugliese. Arbitra Giancola Di Vasto per questa gara importante per ambizioni diverse per le due formazioni. E subito punizione pericolosa, sorpresa del Bari e Caputo gira, ma Concetti non si fa sorprendere. Sul fronte opposto, traversone di Castaldo, palla in mezzo non trattenuto dalla Manna e per poco Merino non riesce nella deviazione sotto porta. E il Bari con Stojan, girata e ottima risposta ancora in corner da parte di Concetti. Insiste il Bari in questa fase, il pallone in mezzo per la girata, nuovamente gran destro di Caputo e palla che viene respinta da Concetti. E ancora il Bari pericoloso nel primo tempo con Stojan, bella conclusione, vola Concetti, tuffo spettacolare e palla che viene messa in calcio d'angolo. Rivediamo l'ottima conclusione di Stojan, ottima anche la parata da parte di Concetti. Sul fronte opposto è la Verone, palla in mezzo, girata di Varrusso che di controbalzo manda però fuori. Bella gara, calcio di punizione per il Bari, palla in mezzo, sul secondo palo arriva Caputo e gol del Bari. Caputo al 33esimo porta in vantaggio la formazione pugliese. Rivediamo la punizione, in mezzo c'è la sponda di testa di Forestieri, liberissimo Caputo, non perdona per il gol del vantaggio del Bari. Malgrado qualche recriminazione dei padroni di casa, come vedremo tra poco, in particolare da parte del tecnico Alfieri, ma non c'è fuorigioco, posizione regolare. Vediamo lo stacco di testa per la sponda di Forestieri, per Caputo. Ancora Bari nel finale di primo tempo, ottima giocata numero da parte di Stojan, para ancora il portiere Concetti. Un bel primo tempo quello del Bari, meritatamente in vantaggio. Nella ripresa è la Nocerina che deve crederci, ma la prima azione ancora del Bari, cross e colpo di testa di De Falco, para Concetti senza problemi. Diciamo la Nocerina deve reagire, Pagano in mezzo, colpo di testa di Negro, ancora da terra Negro prova la seconda conclusione, bella azione della Nocerina. Punizione di Barrusse, palla che viene deviata sopra la traversa in calcio d'angolo. Si rivede nuovamente in attacco il Bari, palla in mezzo, il tentativo di testa di Caputo, la deviazione di Figliomeni e palla che poi Concetti alza sopra la traversa. Ancora la Nocerina e Merino che controlla, pallonetto ed è il pareggio al 77esimo dei padroni di casa del peruviano Merino, che vediamo se è stato dimenticato la difesa del Bari. Delizioso il tocco della palla da parte di Merino che supera senza problemi il portiere del Bari, la Manna in uscita, ma grave disattenzione del reparto arretrato del Bari. E ancora la Nocerina che ci crede, colpo di testa di Castaldo e la Manna si salva, salva il risultato. Nocerina vicinissima al gol del vantaggio con questo colpo di testa di Castaldo sul cross di Bolzan. Finisce qui il fischio finale della signora Giancola Di Vasto, 1-1, sostanzialmente giusto il risultato tra Nocerina e Bari.